Siamo a Fano, di fronte alla Memo, per l'inaugurazione del nuovo bar che cambia gestione e si presenta un bar tutto biologico. Entriamo a vedere. Con noi c'è Andrea Ceccarelli, presidente della cooperativa Gerico, che, del quale appartiene anche l'Emporio. L'Emporio che poi prenderà in gestione questo bar qui alla Memo. E come nasce l'idea? Ho saputo che era scaduto il contratto poi con il bar centrale che aveva qui il bar e voi vi siete proposti. Certo, ho saputo questa cosa. Siamo venuti a parlare con il direttore Danilo Carbonari perché ci piaceva l'idea di portare i prodotti dell'Emporio, ma non solo i prodotti, anche tutto quel movimento culturale che cerchiamo di portare con sane scelte consapevoli, quali il biologico, la filiera corta, il commercio ecosolidale, qui in centro a Fano, soprattutto nel punto cardine della cultura, dove, no, dove molti giovani vengono anche a studiare e frequentano. Per cui essere qui per noi è importante sia come dimostrare che è possibile gestire un bar completamente bio ecosolidale con il caffè proveniente dal Guatemala ecosolidale, quindi e riuscire a fare anche cultura proponendo anche magari laboratori o convegni su scelte consapevoli come la sana alimentazione, il commercio equo, la nutrizione, insomma. Ecco. Quindi ci aspettiamo comunque che venga molta gente e anche i più giovani imparino queste cose che magari non si vedono tutti i giorni o comunque in TV non è che sono tanto sponsorizzate, il bio, la filiera corta, chilometri zero. Diciamo che qui il giovane dovrà andare oltre quello che la pubblicità gli stanno inculcando nella testa, nel senso che non troveranno i Fonsis, non troveranno la Nestlé, non troveranno marche conosciutissime. Sono marche magari non conosciuti a molti, che però hanno dietro una storia e noi siamo qui per raccontare le storie che ci sono dietro questi prodotti, insomma. Beh, marche non conosciute, però non è detto che la qualità sia pessima, anzi, diciamo che la maggior parte delle volte la qualità è ottimale, è molto meglio di quelle che si vedono in TV. Ah, certamente, sì, perché il costo poi del prodotto molte volte ricade sul costo di promozione, per cui marche conosciute non è detto che fanno cose buone. Quindi sicuramente da noi sappiamo da dove vengono i prodotti e conosciamo i produttori, per cui ecco, c'è una possibilità in più di mangiare sano. E l'Emporio ha anche altri prodotti che voi porterete qui in una bacheca, che dimostrerete quel che avete anche in negozio? Può essere un'occasione per far conoscere il nostro spazio che è in Emporio, che non è proprio al centro della città, anche qui chi frequenta, diciamo, il centro avendo uno scaffale dedicato con i prodotti che magari non sono da bar, tipo pasta, olio o altre cose. Insomma. E Andrea, gli orari di apertura del bar? Gli orari di apertura del bar coincidono con gli orari della Memo, quindi il lunedì è chiuso, il martedì e il mercoledì è dalle 15 alle 19 e il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 19, la domenica sempre il pomeriggio dalle 15 alle 19. Questo è un orario invernale, d'estate cambiano, ma basta seguire gli orari della Memo. E invece chi volesse contattarti o avere più informazioni sia sul bar che sull'Emporio? Seguire sul sito www.emporioae.com, lì troverete tutto. E ringraziamo anche i ragazzi della cooperativa sociale. Come no? Ricordo sempre che la cooperativa Gerico è una cooperativa sociale di tipo B, vuol dire che la nostra mission principale è l'inserimento lavorativo di persone in uno stato di fragilità psichica. Grazie mille Andrea. Grazie a voi.